continuano a portare il pesce fresco per la città. Dopo l'Erici vogliamo vedere e scoprire dal mare anche la zona di che è nella parte interna del golfo. Abbiamo sorpassato la baia del Fezzano e qua siamo sulla baia delle Grazie. È stata posta una statua e siamo insieme con l'amico Marco che ci sta portando con la propria imbarcazione sul litorale. Qui siamo nella punta del Varignano, e dove è proibito avvicinarsi perché è una zona di marina, è un dominio militare. Mentre usciamo così dalla diga foranea e vediamo sulla parte ancora di terraferma del canale di Porto Venere. Diamo un'occhiata anche a queste rocce perché sono simili e saranno simili all'effetto del bradisismo che c'è stato nei periodi glaciali. Tanto vediamo i vaporetti che portano le persone in giro il nostro golfo, e vediamo una barcavela avanti al vaporetto che se ne veniva veleggiando verso di noi. Noi stiamo passando nel canale di Porto Venere ammirando quello che realmente questa natura dà di bellezza al territorio, e queste sono delle case che sono state costruite veramente con tanta fatica, perché sono nate in mezzo e immerse in questa piccola piccola punta che si chiama l'Olivo, dove non ci si veniva se non solamente a piedi. Scendendo e camallando, così proprio in gergo, camallando tutte le cose che dovevano essere trasportate per fare delle cose. Tanto vediamo nel canale di Porto Venere grande meta per yacht di qualsiasi genere e forma, di qualsiasi grado, di qualsiasi strato sociale, in quanto la situazione del posto è una meta veramente eccezionale. Questo è il primo lembo delle Cinque Terre che sale e inizia la Liguria con Porto Venere. Questi sono i vaporetti che portano in giro le persone, chi ascolta. Sa che le può prendere da Lerici, da Porto Venere, dalla Spezia Centro, per venire e raggiungere questi luoghi con il costo del biglietto normale. Tanto vediamo le case di Porto Venere che sono state costruite, anche queste una attaccata all'altra. Ogni striscia è una proprietà, ogni colore è una proprietà, e dietro a questa scogliera c'è il porticciolo. E adesso transitiamo proprio sul punto più bello di Porto Venere, ammirando la chiesina che è posta sul promontorio, una chiesina di grande storia. E ricordiamo che nel 1952 un'onda coprì interamente il campanile, non dico una stupidaggine, ci sono
fotografie che giustificano questo evento. La chiesina è una roccaforte dei Doria, era una roccaforte dei Doria, e c'era i padri benedettini, e sono sempre stati in questo luogo. Tanto ringraziamo il nostro amico Marco che ci aiuta in questa bellissima gita. Appena girato Porto Venere, vediamo il faro della Palmaria e due baffi veramente di grande livello, che sono quei motoscafi che portano le persone e le portano nelle Cinque Terre. Partono da Lerici, dalla Spezia, da Porto Venere, e vanno nelle Cinque Terre. Andando per il mare, sempre su questa imbarcazione, ci stiamo trovando dopo la Palmaria, che avevamo dietro di noi, l'isola del Tino. L'isola del Tino, che è l'isolotto più ambito in quanto è dominio militare, non si può scendere, rimane fine a se stesso, non ha nessuna possibilità di essere di attraccare. Questa è proprio la muraglia del Tino, che è un dominio militare. Abbiamo visto la costruzione del faro. Questo è l'isolotto del Tinetto. Yacht ne possiamo vedere quanti ne volete. E davanti all'isolotto del Tinetto c'era uno scoglio molto pericoloso, è stato posto una Madonnina proprio in protezione delle imbarcazioni che passavano. E questa qui è invece la Torre Scola, che era una prigione napoleonica. E ancora un vaporino che sta attraccando alla costa di Porto Venere, e qui poi usciamo da Porto Venere e seguiamo il tragitto per arrivare alle Cinque Terre. Tanto ringraziamo il nostro amico Marco che ci aiuta in questa bellissima gita, che intraprende questo piccolo viaggio, se non via mare, perché le Cinque Terre le iniziamo da Rio Maggiore, ma avremmo perso tutto questo pezzo di promontorio, che è la lingua all'inizio della lingua delle Cinque Terre e della Liguria, al di fuori delle isole che sono subito dopo. Questa è l'isola Palmaria, dopo l'isola del Tino, poi c'è un altro isolotto più piccolo, è il Tinetto. Acqua blu, bandiera blu. Sappiate che dove siamo noi, in questo posto dove c'è l'imbarcazione, c'è circa 40 metri di fondo. E l'acqua blu è proprio perché c'è questo fondo così alto che giustifica il colore dell'acqua. Abbiamo visto nella zona di Porto Venere l'acqua cambiare da verde a diventare blu per le sue profondità. Eravamo a Lerici, l'acqua era verdina chiara, verde, verde smeraldo, e qui invece l'acqua è blu. Siamo vicini alla costa, ci sarà un chilometro e mezzo, nemmeno. Una grande zona di pesca, molto, molto, molti pesci. Qui è la terra dei subacquei,
la gente che gli piace andare sott'acqua, perché dicevo proprio per la profondità e vicini alla costa. Quelle due lingue di terriccio rosso, di roccia rossa, si chiamano proprio le rosse, e a fianco alle rosse c'è un'altra zona che si chiamano le nere, in quanto vengono distinte proprio da noi che abitiamo in questa zona come periodo, come fascia del percorso. Il nostro amico Marco è più che gentile nei nostri confronti, ci ha trasportato in questa zona, ci ha portato qui è la zona della Crocetta. Questa Crocetta è per i caduti del mare e di tutte le guerre, insomma, è proprio su questo promontorio, è un isolotto, e si chiama la Crocetta, e meta di tutti i bagnanti che vogliono venire in questa zona a farsi un bagno e assaporare così il sole e il mare delle Cinque Terre. Insomma, dopo di qui vedremo da terra Rio Maggiore, e così lasciamo il nostro amico Marco che ci ha accompagnato lungo la via per arrivare fino qua, insomma, proprio perché sennò avremmo perso questa possibilità di veduta. Abbiamo lasciato Porto Venere e ora risaliamo la china della costa, la costa più rinomata al mondo, le Cinque Terre, e le Cinque Terre vogliono raccontarci passato, presente, futuro, perché su queste Cinque Terre ci sono veramente dei grandi scritti, degli grandi aneddoti. Partiamo dal presupposto che questi erano posti da pirati, e qui c'erano i Doria, e qui si nascondevano tutti quelli che volevano sfuggire alle catture dei pirati, perciò sono stati costruiti questi luoghi, questi paesi sulle rocce, in quanto offrivano loro la possibilità di non essere visti, e poi era difficile poter arrampicarsi per il mare e poi per le imbarcazioni di una volta, insomma. Vediamo in alto un transito stradale che è la strada della Litoranea, che si può percorrere partendo dalla Spezia, e se no si doveva raggiungere negli anni 30, 28, 30 solamente col treno. E la Via dell'Amore ricorda proprio questo grande problema. Come è nata la Via dell'Amore? La Via dell'Amore nasce proprio perché fra Manarola e Rio Maggiore non c'era congiunzione stradale, se non passando sopra il crinale del monte e riscendendo dalla parte opposta, e sarebbe stato sempre una grande fatica. Oggi sono stati rimessi a posto anche i passaggi che si usavano una volta, ma la Via dell'Amore fu costruita in varie fasi da abitanti del luogo, dove quello che hanno fatto lo hanno fatto proprio per necessità e per sfidare anche l'impossibile, e con grande fatica hanno costruito questa strada che ha portato comunque oggi le Cinque Terre in una fase di ricordi memorabili e per noi strettamente personali. Quando si parla d'amore, per tutti l'amore è un ricordo di vita, un ricordo di passato. È un ricordo dei nostri momenti più belli, che si
possono godere insieme a una persona alla quale il nostro amore viene rivolto. Questo è Rio Maggiore visto dall'alto, siamo già in tema di tempo eccezionale, e qualcuno approfitta a prendere il sole. Scorci all'interno del paese per raggiungere questi paesi, guardate come sono strette e attaccate le case. Qui passa una persona, uno scalinate da questi vecchi lampioni a lampara, la forma è della lampara che è quella per pescare sull'acqua, passaggi da una casa all'altra con guardando a precipizio il mare, guardate questo splendore di questa scogliera, questi scogli, questa insenatura, lo scoglio che si è issato per il bradisismo di un tempo, questa barca sospesa sull'acqua, lì in una baietta, e sembra che stia gongolando il paese, come dicevo, vedete il salmastro come mangia le facciate, e il paese di Rio Maggiore che è tutto incollato uno all'altro a mo' di cascata per reggersi a quell'epoca, per avere meno dispendio di spese. Dicevo il bradisismo, questi sono effetti di bradisismo, e qui sopra il paese a picco, tre poggioli, tutte queste finestre sul mare, potrebbero pescare dal balcone, e persone che vengono e già iniziano a frequentare il mare. Insomma, guardate quello che realmente le Cinque Terre vivono ogni giorno. È un passaggio, è un'escursione, abbiamo detto all'inizio, è un'escursione nelle Cinque Terre e nei luoghi più interessanti e più belli della Liguria, una Liguria ancora allo stato puro, perché qui le cose si fanno manualmente e basta. Non si può arrivare con macchine, non si può arrivare con, se non con con macchine speciali, se no il braccio ne fa da padrone. Le barche sono la via di locomozione. Questo è il porticciolo di Rio Maggiore. Poi Rio Maggiore in questo periodo, anzi nell'ultimo periodo, è stata un po' riscoperta, cioè è sempre stata conosciuta, però chi aveva la possibilità, chi ha avuto la possibilità, ha aperto trattorie come questa, la trattoria La Lanterna da Massimo, e proprio sul porticciolo chi viene a mangiare qua per pochi eletti, perché farà 20 pasti al giorno, deve prenotare, era chiusa in un luogo e poi si è tutta espressa all'aperto con questo ombrellone, con questa lanterna. Perché lanterna? Ma perché c'è la lanterna sopra, e perché questo pescatore andava a pesca e questa lanterna gli serviva per scendere al posto dove teneva la barca. E insomma, queste sono un po' le costruzioni di un paese. Questa è la parte sopra della strada che va verso il porticciolo, tutto in salita, tutto ha una pendenza, si sale sempre, si sale e si scende, si sale e si scende, non ci sono vie di comunicazioni se non sono in salita e in discesa.
una passeggiata alle Cinque Terre penso che sia sempre un bellissimo racconto. Guardate dove hanno tirato fuori questo ristorante, sotto un archivolto che a malapena ci si passa chinando il capo, è una bomboniera nella roccia. All'interno è stato veramente riedificato con grande gusto. Ci sono delle bellissime e anche molto gusto, mantenendo sempre di rigore l'estetica delle belle arti che hanno e impongono il mantenimento dell'origine dell'abitato, però all'interno con tutte le comodità che oggi si possono avere. Questo è il ristorantino, anche qui pochi eletti, insomma, dobbiamo dire che chi viene da queste parti deve veramente fare fatica anche per mettersi in coda e per poter mangiare. Il paese è molto raccolto, molto stretto, le case sono tutte attaccate e per passare fra una casa e l'altra c'è un'unica strada e poi molti corridoi all'interno che portano fra un palazzo e l'altro. Qui siamo all'altezza dell'ultimo piano, dove passava il treno è stata costruita una piazza coprendo così la galleria e questo passaggio del treno, e hanno sfruttato questo piano per regalare una piazza a Rio Maggiore, cercando di deturparlo meno possibile, e questa è la vista dall'alto del porticciolo. Una cosa veramente eccezionale, perché non sono paesi da costruiti apposta, ma sono nati giorno per giorno e sono nati vivendo, sono nati con le sofferenze di chi è riuscito in parsimonia a costruire e a edificare quello che è riuscito a fare in questi luoghi impervi. Questi sono scorci che realmente ci fanno capire quanto è difficile, quanto è impossibile e quanto era impossibile ieri, perché questo paese non è nato oggi, è nato ieri, quanto era impossibile arrivare da queste parti. Lasciamo Rio Maggiore dalla parte del mare, ritorniamo verso Manarola e proprio verso Manarola, la parte che è proprio più espressa al mare, vediamo le agavi che sono poggiate sugli scogli, e l'agave quando fa crescere questo stelo vuol dire che è nel punto di morte. Non so se lo sapete, ma questo è proprio il problema dell'agave. Fondali, qui siamo intorno ai 10-15 metri di fondale e possiamo vedere benissimo cosa ci offre questo mare blu. Ancora l'effetto del bradisismo. Non sembra, ma ve lo posso assicurare che in questo pezzo di mare ci sono 14 metri di profondità. Ecco, le pietre, il monte come è costruito, tipo libretto, lo vedete come e si alza sul mare per l'effetto del bradisismo di chissà di quale era. E sott'acqua e continua in quel modo, continua.
la telecamera cerca di esplorare più possibile la costruzione, e questo è un bellissimo dipinto che è stato fatto e messo nella stazione di Rio Maggiore, dove si vedono operai che edificano muretti a secco. Ed eccoci nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Questa è la stazione di Rio Maggiore, gente che parte e che arriva, abbiamo turisti che sono in attesa del treno per poter proseguire il percorso, perché un biglietto del treno dura 6 ore e uno lo può usare per girare tutte le Cinque Terre. Questo è il classico emblema, il logo di Via dell'Amore. La Via dell'Amore è una via dove si racconta, vedete queste intagliature sulla roccia, sono uno spettacolo unico, credetemi, sono uno spettacolo unico. Oggi la giornata è splendida e il mare è calmo, ma se poteste vedere nei momenti in cui il mare inizia a percuotere gli scogli, e la cosa è ancora più bella. Però insomma, ogni volta inizia la Via dell'Amore proprio di qui. Questo è il percorso che è stato fatto e voluto dai cittadini del paese di Rio Maggiore e di Manarola. Perché? Perché non riuscivano a incontrarsi, perché la gente di Manarola era di Manarola e la gente di Rio Maggiore era di Rio Maggiore. Per avere la possibilità di vedersi, di conoscersi, specialmente i giovani, specialmente le persone, i ragazzi, che avevano bisogno di dialogare e di amoreggiare, una via di comunicazione doveva benissimo servire. I gabbiani continuano a volteggiare nel cielo e ci danno il loro effetto di aeronautico, e veramente lo esprimono nel migliore dei modi, meglio degli uomini sicuramente. Bene, come nasce Via dell'Amore? Via dell'Amore nasce perché le ferrovie stavano costruendo la strada ferrata. Nel primo tratto delle ferrovie che cosa è successo? Dovevano posizionare un cantiere e i posti per poter posizionare un cantiere non c'erano. E allora che cosa hanno scelto? Hanno scelto un pezzo di scogliera per poter edificare questo cantiere. E si sono buttati all'esterno della Baternana, che è sopra, poi la vedremo, sopra la Via dell'Amore. Questa è la Via dell'Amore che tanto percorriamo guardando passo passo. Poi avete visto le targhe sono state intitolate tutte all'Iliade, a Ulisse, no? Con tutti i suoi passaggi. Tanto diamo anche qualche sguardo in alto e vediamo che per motivi di pericolosità, per motivi di sicurezza, per motivi che continuano a essere al primo posto della sicurezza, hanno messo in protezione queste scogliere, in quanto sassi potevano staccarsi dall'alto e colpire. Infatti c'è stato un morto sulla scogliera proprio perché un sasso, una turista americana, morì perché fu colpita. In questi anfratti, in questa Via dell'Amore, abbiamo visto queste targhe, perché in queste targhe Telemaco, per esempio, era il figlio di Ulisse, e lì sotto al nome di Telemaco c'è una banchina, uno può sedersi, raffigurarsi chissà che cosa, no? E ogni angolo. E questo è l'angolo di Cupido, l'amore, l'amore, qui si parla solo di amore,
tutte queste scritte che vediamo sulle agavi, sugli scogli, nomi incisi, iniziali, ci riportano all'amore. Ma volevo finire il discorso sempre dell'amore, che quando fu finito la galleria rimase solamente un piccolo un tratto della via dell'amore, che serviva solamente a quelli del cantiere, e quelli del paese di Manarola iniziavano già a percorrere quel tratto che era del cantiere. E allora l'idea: ma perché non possiamo dare congiunzione a questo tratto fino a Rio Maggiore, passando da sopra gli scogli? Un'idea che nasce, vedete, la prima casa di Rio Maggiore, tutto questa intagliatura che noi vediamo ci riporta a Rio Maggiore. Insomma, perché non costruire questa strada? E allora un gruppo di persone armate di grande pazienza e